Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il tema che ho capito è che in realtà loro non sanno dove prendere i soldi, perché purtroppo una cosa, e io lo capisco e sia chiaro, una cosa è fare la campagna elettorale, un'altra cosa è poi scontrarsi con la gestione. Con quello che ci avete, che hanno, ci hanno lasciato, probabilmente. Che avete lasciato pure voi, no, perché anche voi avete governato. Scusi, senta, con questa storia qua, non è che governare 12 mesi, 12 mesi... No, anche Salvini molto di più. Ma scusi... Salvini, ma guardi, senta, voi avete governato negli anni precedenti, ma non può negarlo, Le spiego una cosa. Aspetta, dove va? Mi spieghi da vicino. Mi rovina le quadrature. No, perché si è messa meglio, non le piace come viene ripresentata la telecamera. Ma prima che cerco di farglielo capire meglio. L'immagine. Cerco di farglielo capire meglio. Vecchia scuola berlusconiana. Secondo lei, se io mi siedo al tavolo con uno di Movimento 5 Stelle, verosimilmente riusciamo a fare la stessa ricetta, lo stesso piatto? Evidentemente quel governo lì era frutto di compromessi. Allora perché vi siete seduti? Perché questo non è un governo di compromessi. Anche adesso è un governo di compromessi. No, non è un governo di compromessi. Mica la pensate tutti. Scusate, lei se ne deve fare una ragione. Ma io me ne sono fatto sempre una ragione. Sulli Borrelli. Minoranza, si figuri. Non è nessun problema. Ma una cosa è stare minoranza e una cosa è dire sciocchezze. Una volta c'è una visita. Ronzulli, io mentre parlo, lui mi parla. Adesso lei è lei che ha interrotto me. Stavo parlando io. Solo una comunicazione di servizio. Questo governo le prossime sedie, regia, scusami. Le prossime sedie le deve prendere. Cercavo di farglielo capire meglio da vicino. Fisse, non con le ruote. Perché altrimenti il politico, che giustamente sta sulla poltrona, si sposta. Si sposta per cercare di fare. No, ma io non mi sono mai spostato, figo, sono da 32 anni nei Verdi. Non abbia paura di un esponente di centrodestra. No, assolutamente, assolutamente. Si può pure sedere qua a fianco. Mi avvicino pure io, così siamo tutti meglio. No, andiamo avanti, perché la questione è molto seria. Il governo è stato scelto, e se ne faccia una ragione. No, ma io la ragione me la sono sempre fatta. Da e va avanti. Poi ci vuole non da giochi di palazzo, ma dagli elettori. E chi l'ha mai detto questo? Scusi, lei però deve... No, però lei deve rispondere a quello che ho detto io. Ha dei problemi di logorrea stamattina. No, assolutamente. Lei, eh? Sì, allora mi faccia finire. Questo governo è stato scelto, non è stato scelto da giochi di palazzo. A differenza, mi scusi, l'altro, il governo Draghi, era un governo di unità nazionale. Per un, no, un perché non c'era Fratelli d'Italia. Allora, facciamo finire la senatrice Ronzulli. Ha dei problemi poi nel capire chi parla prima, no, chi parla dopo. Veramente stavo parlando io. No, facciamo finire. La domanda la fate, stavo parlando io. Un flash. No, no. Senatrice, capogruppo Ronzulli, prego, finisca lei e poi vado da Ludovica Ciriello. Faccio fatica a spiegare a qualcuno che questo governo si assume le responsabilità di scelte politiche nel bene e nel male e ne risponderà agli elettori tra 5 anni. Se avremo fatto tutto quello che c'era scritto nel programma di governo, saremo premiati. Se non sarà così, ce ne torneremo a casa. Il governo Draghi era un'altra cosa e quindi io dico, noi siamo arrivati, l'italiano ha deciso di dare la responsabilità della guida di questo paese al centrodestra. Siamo arrivati a settembre dell'anno scorso, a fine settembre, abbiamo dovuto fare una manovra di bilancio a tempi di record con quello che ci avevano lasciato, compreso i danni. Io non sto parlando, il super con lei, bonus, sto cercando adesso di spiegare lo per quale motivo noi abbiamo condizioni economiche di questo livello oggi, per cui magari molte coperture non le possiamo avere. E non è soltanto i danni di 130 miliardi del super bonus, come non è soltanto il reddito di cittadinanza, su cui noi eravamo ovviamente contrari, ma senta, qua non c'è Salvini, ci sono io. No, io sto dicendo, però non è che voi fate come poi, se 5 anni non finisco, Borrelli, prenda qualcosa per la logorrea. Ma io non ho problemi di logorrea, allora, è un problema di educazione. No, ma scusi, sto finendo io, quindi lei c'è l'ottimo sinistro. Assolutamente. Fermi, Ludovica Ciriello. No, non aggiunga la guerra. La logorrea chi ce l'ha? No, no, ma non mi fate finire. Oltre a queste due cose c'è stata una guerra, un aumento delle materie prime, all'inflazione, all'aumento dei tassi di mutuo. Quindi noi oggi facciamo una legge di bilancio con quello che abbiamo, salvaguardando i conti dello Adesso, Stato. Adesso nel merito ci entriamo. Ludovica Ciriello sta girando. Delle cavallette. Bravo, sta girando per le vie.